Vede, signor Rossi, sarebbe ancora possibile fare qualcosa per salvare la sua azienda perché, nonostante tutto, sta continuando a fatturare. Non ha lasciato a casa i dipendenti chiave e l'azienda è ancora operativa. Moribonda ma viva. Il problema è che per salvarla dovrei riuscire a farle cambiare completamente approccio nell'utilizzo dei pochi soldi che la sua azienda ha ancora a disposizione. E questo è uno scoglio che non mi è possibile superare. Dovrei stravolgere l'ordine delle sue priorità e dopo 40 anni di lavoro è veramente impossibile. Per questo, mio malgrado, devo dirle che non posso esserle d'aiuto. Anni di lavoro a fianco di ogni genere di imprenditore mi hanno permesso di capire che ci sono alcuni tipi di persone per le quali non posso essere d'aiuto, perché non vogliono essere aiutate. I vari signor Rossi che ci contattano passano i minuti che hanno a disposizione per spiegarci quello che secondo loro hanno fatto bene e quello che hanno sbagliato. Si fanno le domande e si danno le risposte. Non chiedono nulla perché niente vogliono sapere. Solo alla fine dei loro monologhi solitamente domandano: ma voi quindi come lavorate? Quelle poche volte che mi sono avventurato a rispondere a questa domanda, questo genere di imprenditore ha ridotto il tutto a un: quindi mi sta dicendo che faccio bene se questo mese non pago la rata? O cose di questo tipo. Altro che gestione finanziaria strategica, autofinanziamento, ottimizzazione delle spese, negoziazione professionale e valutazione dei rischi e delle conseguenze. Faccio bene se questo mese non pago la rata. Partiamo al contrario. Iniziamo a definire quali spese non dovresti mai tagliare se vuoi liberare la tua azienda dai debiti. Risanare un'azienda, tirarla fuori dal guano e avviare il processo che rende il debito utile per la crescita e non minaccioso di portare alla chiusura, non si riduce a non pagare le rate, né a fare causa alle banche, né a chiedere la sospensione dei mutui, né a non pagare le imposte, eccetera, eccetera, eccetera. Nulla di tutto questo. In fondo io il signor Rossi lo capisco. Fa l'imprenditore da prima che io nascessi. Ha più di 40 anni di lavoro sulle spalle e ha attraversato almeno 3 cicli di crisi economica globale. Ha sempre fatto così e fino a quando gli ufficiali giudiziari non lo trascineranno fuori dalla sua proprietà. Il signor Rossi è una persona piena di energia che ha superato da tempo l'età per la pensione, non ha nessuna intenzione di uscire dall'azienda e lasciare l'azienda in mano ai figli. Di certo non lo farà fin tanto che la sua società resta nelle condizioni finanziarie in cui si trova in questo momento. Il capannone della sua casa, i macchinari, i suoi strumenti, i dipendenti, i suoi figli adottivi e i suoi prodotti, il suo orgoglio. Quando mi chiamano imprenditori come lui, in realtà non chiedono una consulenza. Vogliono conferme. Telefonano per sentirsi dire che quello che hanno fatto sono le uniche cose possibili, che non esistono alternative, che hanno utilizzato e stanno usando bene i soldi della loro azienda. Ma nella maggior parte dei casi non è così. Solo che non è quasi mai colpa loro, quantomeno non del tutto. Perché? Ne ho parlato in Diventa Libero dei Debiti Aziendali, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Ma voglio anticiparti quello che troverai nel manuale. Il principale punto di riferimento di un imprenditore per questioni legate alla gestione aziendali è il commercialista. Questo è pacifico. È a lui che ti rivolgi per qualsiasi questione legata ai numeri. E la gestione finanziaria aziendale è una questione di numeri, anche quando si tratta di debiti. I debiti sono numeri. Questi professionisti però spiegano agli imprenditori che bisogna pagare perché sennò succede quello che succede, che quando le cose vanno male bisogna tagliare i costi inutili, ma pagare puntualmente l'affitto del capannone e l'acconto sulle imposte per il prossimo anno. Dal loro punto di osservazione hanno ragione loro. Conosco imprenditori con aziende in difficoltà che hanno pagato o stanno finendo di pagare delle cartelle esattoriali da paura e continuano a maturare debito corrente. Non è strano. Pensa che il signor Rossi paga regolarmente le sue ratezioni con l'Agenzia delle Entrate, ma ha 4 mesi di stipendi arretrati da pagare ai 5 dipendenti che gli sono rimasti fedeli. O che comunque non se ne sono andate perché non trovano alternative. D'altronde lui ha smesso di investire denaro per partecipare alle fiere di settore, ha ridotto le provvigioni dei pochi distributori che ancora provano a piazzare i suoi prodotti ai clienti e ha eliminato qualsiasi spesa per la pubblicità dei suoi articoli. Il suo commercialista le ha classificate come costi inutili e lui, quando il fatturato ha iniziato a calare, le ha tagliate senza pietà. I ricavi sono precipitati ancora, stranamente. La sua azienda, come quella di molti degli imprenditori con cui parlo, può essere ancora salvata, lavorando, fatturando e incassando soldi, nonostante il signor Rossi e il suo ragioniere stiano facendo di tutto per impedirlo. Ho spiegato come fare in via indiretta al signor Rossi, dedicandogli un capitolo di Diventa Libero dei Debiti Aziendali, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Negli anni d'oro il signor Rossi ha comprato in contanti il capannone e alcuni impianti che oggi non utilizza più, perché non ha clienti che gli richiedono quantitativi di prodotto che giustificano il costo per accendere le macchine. Potrebbe venderli, rendere più efficiente la struttura e aumentare i margini di guadagno, ma non lo farà.
Il lavoro più difficile da fare quando si inizia un progetto di ristrutturazione aziendale è far cambiare abitudini all'imprenditore, soprattutto nella gestione del denaro e degli attivi aziendali, cioè di tutte quelle cose che hai comprato che sono nel bilancio della tua azienda come immobilizzazioni, magazzino, eccetera. Il signor Rossi non prende nemmeno in considerazione gli investimenti che non si può permettere e che questo è il motivo per il quale la sua azienda sta chiudendo. Pensa ai soldi che ha speso per comprare il capannone e che non riuscirebbe a recuperare se lo vendesse oggi. Ma se non ci sono beni da vendere e il fatturato dell'azienda non copre nemmeno i costi fissi, la tua azienda, come quella del signor Rossi, è destinata a chiudere, a meno che tu non faccia qualcosa di diverso da quello che hai fatto fino ad oggi. Quindi prendi carta e penna e inizia a buttare giù un elenco delle tue uscite mensili. Dopodiché prendi la forbice e taglia. Ma non tagliare le spese della pubblicità. Se vuoi fare in modo che la tua azienda si salvi, devi spendere i pochi soldi che hai in quelle uscite che possono potenzialmente generare dei ricavi aggiuntivi. Spese di pubblicità, incentivi al personale, costi per avviare progetti lasciati nel cassetto sono le prime uscite da coprire con gli spiccioli che ti rimangono in cassa. Il resto viene dopo. Chiaramente rispettando la legge. Vuoi sapere qual è l'approccio di una strategia di riduzione dei costi efficace? Lo scopri nel libro Diventa libero dei debiti aziendali, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Una riorganizzazione delle uscite di cassa, pensata per risanare l'azienda e non per farla chiudere, passa dall'analisi qualitativa delle spese da fare e dei costi da sostenere per portare in azienda nuovo fatturato. Qualitativa. Denaro fresco di cui hai bisogno per pagare anche i debiti che oggi stanno prosciugando le tue casse. Tagliare i costi come il signor Rossi, partendo da quelli in apparenza più facili da eliminare, è una scelta sbagliata per diverse ragioni, ma in particolare per la natura delle spese che normalmente vengono sacrificate quando le cose iniziano ad andare male. I costi più facili da eliminare, solitamente, sono i costi variabili, cioè quelli che aumentano all'aumentare del fatturato. Ma i costi che aumentano all'aumentare del fatturato, nella maggior parte dei casi, sono quelli che finanziano il fatturato stesso. Le provvigioni per gli agenti, i costi per la pubblicità, le spese di rappresentanza, i costi per finanziare la nascita di nuovi progetti. Quindi tagliarli vuol dire sostanzialmente tagliare finanziamenti alla crescita del volume d'affari, quindi del margine con il quale ripagare i debiti che oggi ti stanno preoccupando. Nel breve periodo il taglio dei costi variabili porta a un immediato sollievo per i conti correnti. Riduci i costi e il fatturato tutto sommato resta quasi mutato. Sembra che il piano funzioni alla grande, ma è nel medio periodo che perdi la partita. Quando le spese che hai fatto per alimentare il volano del fatturato smettono di produrre effetti, i ricavi calano in maniera sempre più rapida fino ad arrivare pericolosamente sotto i costi fissi per tenere aperta l'azienda. Nel medio periodo i soldi che incassi non bastano più a coprire le rate dei finanziamenti, il pagamento dell'F24 e a cascata questa mancanza di liquidità ti costringe a smettere di pagare gli stipendi dei dipendenti, le bollette per la luce e i telefoni. L'azienda si spegne lentamente e il problema non sono i debiti. Il tempo che serve arrivare a questo punto dipende da tantissime variabili. Si va da cose complicate da calcolare ma misurabili, tipo il tempo necessario perché un euro investito produca fatturato, a cose molto più semplici e meno misurabili, tipo quanto sei sfortunato e quanto tempo sei capace di accumulare sfighe. Cosa puoi fare per fermare questo progetto di distruzione di valore aziendale? Beh, innanzitutto smettila di ascoltare i consigli del tuo commercialista su questi temi. Fai finta per un momento di non avere debiti accumulati e spese improduttive da pagare, tipo le rate dei finanziamenti, per intenderci. Se la tua azienda fosse libera dai debiti, come spenderesti i soldi della tua attività? Quali investimenti andresti a fare? Concentrati su quelli e fai bene i conti sul ritorno atteso da quegli investimenti. Quindi gestisci i debiti. L'ho spiegato nel libro Diventa libero dei debiti aziendale, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. All'interno del manuale ho racchiuso tutto quello che ti serve sapere per liberare la tua azienda dai debiti. Strategie, procedure, suggerimenti e azioni pratiche da fare per salvare la tua azienda, che sono applicabili a partire dai primi segnali di crisi e fino allo stato di insolvenza, quando tutto ciò che ti resta da fare è portare i libri in tribunale. Si tratta di un libro di più di 400 pagine, pieno di consigli, casi studio, azioni concrete e operazioni che tu stesso potrai mettere in pratica, perché noi le abbiamo già collaudate attraverso tutta una serie di progetti di successo chiusi fino ad ora. Acquistando il libro riceverai una sorta di bignami delle procedure del metodo di Domenico, che sono specifiche per le aziende in difficoltà. Quelle procedure che noi normalmente applichiamo per la risoluzione dei problemi di indebitamento e risanamento aziendale. Grazie alle informazioni contenute nel manuale riuscirai a costruire il piano operativo per liberare la tua azienda dai debiti e renderla libera di svilupparsi come merita, a prescindere dalla fase di declino in cui si trova. Avrai accesso a informazioni che ti permettono di scoprire gli errori più comuni che un imprenditore compie nella gestione di una crisi aziendale, le leve da sfruttare per generare liquidità interna, come conquistare la fiducia delle banche ed evitare procedure di rientro troppo stringenti, come negoziare con i clienti e i fornitori per generare un ciclo di cassa
virtuoso, in che modo far crescere la propria azienda senza richiedere finanziamenti dalle banche e molto altro ancora. Diventa libero dei debiti aziendali è un manuale scritto per imprenditori che vogliono liberarsi dalla zavorra dei debiti, tornare a dormire sereni e risvegliarsi dall'incubo della crisi. Leggendolo avrai modo di scoprire come misurare lo stato di difficoltà della tua azienda a partire dai primi segnali di difficoltà e quali sono i problemi delle soluzioni tradizionali alla crisi d'impresa e come non si affronta una crisi aziendale, a prescindere dalla sua gravità. Attraverso la narrazione di alcuni casi studio potrai conoscere il nostro metodo di lavoro, i suoi effetti sulle aziende che sono in crisi, i suoi effetti sulle aziende in stadio di crisi differenti e i principi fondamentali sui quali si basa. Troverai addirittura le istruzioni per preparare il piano di risanamento per la tua azienda e superare la crisi che rischia di distruggere il tuo sogno imprenditoriale. Scoprirai come misurare lo stato di salute della tua azienda per evitare una vera e propria crisi finanziaria. Imparerai qual è il primo segnale di crisi e come intervenire per spegnere l'incendio prima che sia troppo tardi. Vedrai quali sono i problemi dei rimedi tradizionali alla crisi d'impresa e capirai perché fallisce il 99% degli interventi di ristrutturazione aziendale e come evitare che succeda anche nella tua attività. Scoprirai inoltre come evitare il fallimento del tuo piano di riduzione dei costi aziendali e quali sono le 5 cose che i professionisti tradizionali trascurano quando improvvisano una soluzione a una crisi aziendale. Capirai perché e quando puoi evitare il fallimento grazie al risanamento stragiudiziale della tua azienda e quando invece non è possibile. E attraverso alcuni casi studio conoscerai le strategie di gestione imprenditoriale della crisi più efficaci in questo momento. Scoprirai quindi come salvare l'azienda migliorando i margini di profitto anche senza l'aiuto del commercialista e imparerai a riprendere il controllo finanziario della tua attività rinegoziando le linee di credito senza segnalazioni di sofferenza. Attraverso un caso studio negativo molto famoso scoprirai come non affrontare i momenti di crisi aziendale e quali sono gli errori fatali che devi evitare se vuoi che la tua azienda sopravviva. Scoprirai quindi la ricetta per risanare un'azienda che non produce profitti con un piano efficace di ristrutturazione dei debiti e troverai una guida passo passo per risolvere i problemi di indebitamento della tua azienda attraverso un piano di ristrutturazione aziendale. Troverai questo e molto altro ancora in Diventa libero dei debiti aziendali. Acquistalo subito cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione.